Martedì, 22 gennaio 2019. Memoria di San Vincenzo da Saragozza. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Dio non è ingiusto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi. Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la costanza divengono eredi delle promesse. Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare per un superiore a sé, giurò per se stesso, dicendo: «Ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza». Così Abramo, con la sua costanza, ottenne ciò che gli era stato promesso. Gli uomini infatti giurano per qualcuno maggiore di loro, e per loro il giuramento è una garanzia che pone fine a ogni controversia. Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento, affinché, grazie a due atti irrevocabili, nei quali è impossibile che Dio mentisca, noi, che abbiamo cercato rifugio in Lui, abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla speranza che ci è proposta. In essa infatti abbiamo come un'ancora sicura e salda per la nostra vita. Essa entra fino al di là del velo del santuario, dove Gesù è entrato come precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Dal Salmo 110. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore. Tra gli uomini retti riuniti in assemblea, grandi sono le opere del Signore. Le ricerchino coloro che le amano. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme. Si ricorda sempre della sua alleanza. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Mandò a liberare il suo popolo. Stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome. La lode del Signore rimane per sempre. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, di sabato, Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche i suoi compagni». E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato».